C'era una volta, la vigilia di Natale di molti anni fa, un uomo che di Natale non ne voleva proprio sentire parlare. Il suo nome è Ebenezer Scrooge. A volte mi manca il buon vecchio Marley. Lui sì che dava valore alle cose veramente importanti della vita. A che cosa, signor Scrooge? Ai soldi, Bob. I soldi. Signor Scrooge, mi chiedevo se mi potesse dare la giornata libera di domani. Sa, domani è Natale. Natale, dici? Che cos'è il Natale, se non vedere che sei più vecchio di un anno, ma non più ricco di prima? Ogni idiota che festeggia il Natale dovrebbe essere cucinato insieme al suo albero. Avete ragione, ma mia figlia ci tiene tanto. A voi non sembra un'ingiustizia che io vi paghi una giornata di stipendio senza lavoro in cambio? Ma signor Scrooge, sono tutti in festa. Poche parole, è deciso. Venite puntuali. Va bene, sarò puntuale, come sempre. Scrooge mise al sicuro il suo prezioso registro contabile e si preparò per andare a dormire, senza sapere che quella sarebbe stata una notte molto speciale. Un fantasma apparve davanti a lui in tutta la sua spaventosità. Chi siete voi? Che cosa volete? Come siete entrato? Non mi riconosci, Scrooge? Marley? Ne è passato di tempo. Scrooge e Marley sono stati soci in affari per tutta la vita. Tu eri morto? Prima della morte di Marley. Non credi che io sia qui? Ho lavorato tutto il giorno, credo che tu venga più da un mal di testa che da una tomba. Questa è la fine che fanno gli uomini che non hanno fatto del bene in vita. Beh, non è male. Vagano per il mondo, cercando di riparare al malfatto, procurando tanta felicità quanto dolore hanno causato in vita. Perché sei incatenato? Queste catene le ho create io stesso con le mie azioni, anello dopo anello, con le slealtà, le indifferenze e gli egoismi della mia vita. Ma sei stato un eccellente uomo d'affari. E credi che questo conti qualcosa? Tu stai ripetendo i miei stessi errori, Scrooge. E devi cambiare, prima che sia troppo tardi. E come posso? Questa notte ti faranno visita 3 fantasmi. Ti indicheranno loro. Aspetta, Marley! Aspetta! Passato lo spavento, Scrooge spense tutte le candele della sala, domandandosi se la profezia di Jacob Marley si sarebbe mai avverata. Voi siete il fantasma che mi è stato annunciato! Sì, sono io. Ho paura! Non ti farò alcun male, sono il fantasma del Natale passato. Che cosa volete da me, signora fantasma? Salvare la tua anima. La mia anima sarebbe senz'altro meglio senza questi spaventi. Alzati e seguimi. Fuori si gela, e poi... sono raffreddato!
Il fantasma del Natale passato alzò le braccia al cielo e davanti a Scrooge apparve una donna a lui molto cara. Isabel! Isabel! Che cosa fate a quest'ora qui, se vostro padre lo scoprisse? Allora scoprirebbe che vi amo, Ebenezer. Ma lui non approva. Per voi è importante. No, certo. Nemmeno per me. Nevica. È la prima neve di quest'anno. È un segno, venite. Quella notte Scrooge provò un sentimento che non aveva mai provato prima. Promettetemi che staremo insieme per sempre. Per sempre. Ma dopo poco tempo sembrò dimenticarsene. Cosa ne è stato del nostro voto? Non ti riconosco. Quando prendemmo quell'impegno eri un altro uomo. Ero un ragazzo. Anche io, ma sono rimasta la stessa. Eravamo una cosa sola. Ora ti restituisco la libertà. Non mi serve la libertà. Io sono libero. Tu sei prigioniero del tuo denaro e dei tuoi affari. Da quando ti infastidisce il mio denaro? Posso tu essere felice nella vita che ti sei scelto. Quella fu l'ultima volta che i due si videro. Scrooge si risvegliò nel suo ufficio. Una luce dorata lo accecò. L'amore perduto. Ma nonostante questo, continua ad essere un grandissimo stronzo. Che cosa? Volevo dire avaro. Niente male, vero? Scommetto che non hai mai visto una cosa del genere. No, mai. Hai già conosciuto qualcuno dei miei fratelli? Fratelli? Sì, fantasmi, spiriti, spettri. Siamo 1782. Chissà quanto denaro spenderai per mantenerli tutti. Ma certo, il denaro. Io sono lo spirito del Natale presente e ogni mio atto tende a portare serenità nel giorno di Natale. Fesserie, fesserie! È grave non partecipare a questa gioia, Ebenezer. E ancor peggio è impedire di farlo agli altri. Che cosa intendi? Dalla magica coppa del fantasma uscì una luce abbagliante che mostrò a Scrooge la dimora di Bob. Che cosa ci cucina di buono per domani, signor chef? Sapessi. Se peli prima tutte le patate, poi te lo dico. Le pelo io! Fai piano, e le va bene tutta la buccia. Mamma, posso dirglielo? Va bene, tesoro, dillo. Papà, c'è l'oca, con la salsa di mele. Sì, e Laura mi ha aiutato a preparare uno splendido pudding che sta giusto raffreddando qui fuori. E se poi se lo mangia il gatto? Oh no! Brindiamo, al signor Scrooge. Sì, vorrei proprio averlo qua davanti per dirgliene quattro. Vabbè, cara, ma è Natale. Appunto, proprio a Natale dobbiamo brindare alla salute di quell'uomo odioso. È la vigilia di Natale e siamo tutti più buoni. Vero, Laura? Sì, papà. Ma cosa? Ma dove sono? Scrooge si ritrovò in un cimitero. In lontananza vide le sagome di Bob e di sua moglie. Ma quello è Bob! La figlia di Bob è molto malata e tra un anno morirà. Una figura oscura apparve accanto all'uomo. Tu hai impedito loro di passare l'ultimo Natale insieme. Questo è il futuro. Tu sei il fantasma del Natale che verrà. Quando è morto? La notte scorsa. Credevo che non sarebbe mai morto. Osserva, Scrooge. Quella è la tua tomba. E poi hai visto quanta gente c'è? Solo io, te e lui. Quel vecchio avaro ha avuto quel che meritava. Nessun caro, solo due becchini che sperano nella morte altrui. Oh, che orrore, signor fantasma! Da vivo spaventava, ma da morto... Il fantasma scomparve. E così questo ho lasciato di me dopo morto? Solo odio e disprezzo? Lasciando Scrooge solo con le sue colpe. Vero. È tutto vero. Ma posso cambiare? Sì, posso cambiare.
posso cambiare. Io voglio vivere nel mio passato, nel mio presente e nel mio futuro. Gli spiriti di tutti e tre i Natali vivranno dentro me. Oh, Jacob Marley, che sia benedetto! E sia benedetto il cielo che ti ha portato a me! Vado! È tutto pronto, cara? Sì, sì, manca solo la caraffa col gin per dopo pranzo. La preparo subito, allora. Ah, sì, ricordati di riscaldarla, così la berremo tiepida. È proprio una bella giornata. Vero, piccola? Fa freddo, papà. Però c'è tanto sole. Signor Scrooge! Buon Natale, signora! E buon Natale, piccolina! Entrate. Vi ho portato un regalo. Ah, Bob, domani non venite lavoro. Godetevi la settimana di festa. E vi ho aumentato lo stipendio di 10 corone. 10 corone? Allora facciamo 11. 11 corone. Meglio? Scrooge, Bob e la sua famiglia passarono un bellissimo Natale. Da quel giorno il vecchio Scrooge non fu più rude e scorbutico con le persone. Aiutò i poveri e pagò le cure della piccola Laura, che visse una vita lunga e felice. Buon Natale! Nulla per lui fu più lo stesso.